Cari amici della Vergine, passiamo a voi con la settimana dal 16 al 22 agosto 2021. Che dire di voi? Settimana perfetta. Allora, abbiamo un 4 di denari. Ve lo faccio vedere perché. Perché ci sono dei guadagni improvvisi, c'è un dono inaspettato. Ho voluto approfondire di più poi questa carta e vi dico dopo il risultato del mio approfondimento. In linea generica, questa settimana inizia comunque sia con una settimana buona, positiva. Avete voglia di stabilità, riprenderete in mano il vostro equilibrio proprio dovute a questo dono inaspettato. Avete voglia di fare, avete comunque sia una settimana straordinaria. Ci saranno dei chiarimenti in merito a dei litigi. Se ci sono stati dei litigi, delle piccole discussioni, ci sarà, se ci sono state anche delle discussioni familiari, quindi ci sarà un chiarimento in merito a questo. Per quanto riguarda il lavoro, anche in questo, cioè vedo proprio un momento positivo, una settimana bella, positiva, al top su tutto, su qualsiasi settore, familiare, sentimentale, lavorativo, quindi voi siete in una situazione di stabilità, in più con queste non notizie alla fine, con questo vostro modo di fare, ok, avete una settimana di equilibrio, comunque di gioia perché? Perché come vi dicevo prima, andando ad approfondire questa carta, vedo che per voi dovete iniziare a pensare e a guardare il vostro futuro con molta attenzione. Ci saranno degli eventi, degli avvenimenti, scusatemi, positivi che chiaramente riguarderà una situazione che potrebbe essere un ritorno, una rinascita, una nascita, quindi una gravidanza. Potreste diventare nonni o potreste essere voi, la persona che annuncerà chiaramente una gravidanza, un momento comunque di fertilità, ripeto, avvenimenti comunque positivi. E quindi perché dovete guardare al futuro, al vostro futuro, alla vostra vita? Perché vi troverete in una situazione, ok, dove è giusto mantenere la vostra stabilità ed è giusto guardare alla propria vita per cercare chiaramente di non andare a cambiare strada. E per godervi tutta questa felicità, io su di voi non ho da dire assolutamente nulla questa settimana. Questa settimana, questa che verrà, ok, da domani, è una settimana alquanto positiva. È stata molto veloce, frettolosa, ma vi auguro il meglio. Guardate, non ho mai avuto delle carte così belle. Vi auguro veramente il meglio. Fatemi sapere, perché soprattutto se ci sarà una gravidanza, se ci sarà non so, magari avrete una notizia che diventerete, perché no, nonni, insomma, fatemi sapere, sono curiosa di riscontrare con voi quello che chiaramente accade. Io vi auguro una buona continuità di Ferragosto e ci sentiamo presto. Un bacio.